Ciao a tutti amici di BCTV, bentrovati una nuova Cycling Talk questa sera. Abbiamo il piacere di avere con noi Filippo Zana. Ciao Filippo e benvenuto. Ciao a tutti, grazie. Come saprete, Filippo Zana è un atleta professionista, corre per la Bardiani CFS Faizzané, ma questa sera l'abbiamo voluto invitare anche perché proprio pochi giorni fa, lo scorso fine settimana, è stato grande protagonista con la maglia azzurra. Ha vinto una tappa e poi la classifica finale della Corsa della Pace, prova di Coppa delle Nazioni per la categoria Under 23. Lui sì, è professionista, ma è ancora giovanissimo, ha 21 anni, giusto? Se non 22, 22. 22 anni e Filippo, davvero una bella vittoria che ci voleva anche per te, per il morale. Uscivi con una buona condizione dal giro, però certo, misurarsi un po' con i migliori under 23 della categoria a livello internazionale, sicuramente è un risultato importante. Sì, diciamo che è sempre bello andare via con la maglia azzurra e sapevo di star bene dopo il giro perché era uscito bene, insomma non era uscito proprio finito e quindi siamo andati per far bene e ci siamo riusciti, insomma, dai. Raccontaci proprio come sono andate un po' quella tappa, la tappa più dura, diciamo, che sei riuscito a vincere. È stata una bella vittoria per te, giusto? Ma sicuramente diciamo che tutta la nazionale ha lavorato nel migliore dei modi per me, che era un po' quello che il GT Marino aveva scelto per, insomma, per provare a fare la tappa e provare a portare a casa la classifica. E quindi devo ringraziare tutti i miei compagni di nazionale perché hanno fatto tutti i giorni un lavoro straordinario per me, poi io avevo una buona gamba e quindi sono riuscito a cogliere questa bellissima vittoria. Stiamo vedendo anche alcune fotografie proprio di quelle giornate, qui con la maglia gialla poi di leader della classifica generale finale. Un successo davvero molto bello, tra l'altro un successo che è riuscito a vincere una tappa a inizio stagione nel mese di marzo all'Istrian Sprint Trophy con la maglia della Bardiani CSF Faizzané. Successi che arrivano quest'anno dopo un 2020 difficile ti mancavano addirittura dal 2019 quando avevi vinto Capodarco, se non vado errato. Eh sì, esatto. Diciamo che il primo anno da professionista è Non sei stato molto fortunato. stato un po' traumatico, però dai, è servito, abbiamo fatto esperienza e mi ha fatto crescere, quindi penso di essere maturato molto e quest'anno dai, stanno arrivando delle belle soddisfazioni. Sicuramente. E ti faccio vedere adesso una fotografia che ho pescato dal tuo profilo Instagram, che fa riferimento a un post relativo alla giornata in cui hai ottenuto un bel settimo posto nella 18ª tappa del Giro d'Italia a Stradella, perché come sapete Filippo Zana ha partecipato anche al Giro d'Italia con la sua squadra. Ti vorrei proprio far raccontare come hai vissuto questa esperienza del giro, se non erro era la seconda tua esperienza al giro, avevi già partecipato l'anno scorso, e com'è andata, diciamo, raccontaci un po' di questo Giro d'Italia. Quest'anno è andata molto meglio perché un anno in più si è fatto sentire e poi più esperienza e insomma penso di avere avuto una buona condizione e poi ho visto un miglioramento nelle 3 settimane, insomma nell'ultima settimana stavo quasi meglio e è andata anche bene centrando la fuga nella 18ª tappa e cogliendo un bel risultato, insomma. Certo, sicuramente è un risultato importante. L'altra cosa che ti vorrei chiedere invece è, tu sei professionista da 2 stagioni, anche se, come abbiamo detto, la scorsa è stata un po' una mezza stagione, diciamo così. Hai debuttato con la maglia della Bardiani CSF Faizzané. Come ti trovi in questa squadra? Quanto è importante l'aiuto di una squadra comunque così fortemente matrice italiana, votata ai giovani, che ha proprio come obiettivo quello di farvi crescere, un gran lavoro quello che svolge la famiglia Reverberi con tutto il loro staff. Ah, diciamo che ci sta molto bene, siamo molto tranquilli e poi
anche noi giovani abbiamo sempre la possibilità, insomma, di giocarcela. Non è che ci sia sempre un capitano e bisogna, magari come nelle grandi squadre, tutto gira attorno a lui. Magari noi, sì, quelli, se stai bene, anche se sei giovane, hai le tue possibilità e puoi giocarti, insomma, le tue carte in belle corse, perché almeno parlo per me, quest'anno ho avuto la fortuna di fare, penso, un ottimo calendario e delle bellissime gare con la Bardiani, e mi ha fatto crescere molto e spero di continuare a crescere e di, insomma, di riuscire a cogliere sempre più bei risultati. Intanto stiamo vedendo anche delle immagini proprio nel periodo di ritiro, immagino, della tua squadra in inizio stagione in Spagna, se non vedo male, di fare, che eravate nelle zone di Calpe o comunque quelle zone vicino a Valencia, diciamo. E cosa ti ha insegnato di più questo passaggio ai professionisti? Quali sono le difficoltà maggiori che hai trovato rispetto alle categorie precedenti? Ma sicuramente come si va nei professionisti è tutto un altro andare, insomma, le andature e la fatica che si fa. Nelle categorie prima penso di non averla mai fatta, però sì, all'inizio è un po' dura, però poi penso che se sei determinato e, insomma, vuoi far bene, allenandoti riesci, dai, a cogliere delle belle soddisfazioni e avvicinarti sempre di più magari a quelli che vanno un po' più forti, insomma. Certo. Io ricordo agli amici che si fossero collegati da poco, lo vedete, siamo in diretta con la Cycling Talk di questa sera con Filippo Zana, atleta professionista della Bardiani CSF Fai Zanier, che proprio qualche settimana fa, reduce da un positivo Giro d'Italia, come ci raccontava, qualche giorno fa, ha vinto una tappa e poi la classifica generale finale della Corsa della Pace con la maglia azzurra della Nazionale Under 23. Vi invito, anche se avete delle curiosità, delle domande da fare a Filippo, di scriverci nei commenti qui sotto, che andremo anche a girarle. Filippo, parliamo un po' più di te, anche a 360 gradi. Ti vorrei chiedere, chi sono le persone che più hanno influenzato la tua carriera, Mara, la tua vita in questi anni? Ma io penso che la mia famiglia mi abbia sempre sostenuto e sempre, insomma, dato l'opportunità di arrivare fino a qui, e dato anche la forza magari nei momenti un po' difficili, e penso che loro siano state le persone che più hanno segnato questo, insomma, la mia carriera finora. Poi ci sono tutte le squadre dove sono passato, praticamente le sento ancora, perché sono sempre state molto legate sia a me che alla mia famiglia, quindi devo ringraziare tutte le persone che ho incontrato in questa avventura finora, insomma. E certo, è sempre molto importante, ed è una cosa anche che mi piace molto, soprattutto quando abbiamo ospiti dei professionisti come te, magari andare anche a ricordare i nomi delle squadre in cui sei cresciuto e che ti hanno permesso poi di arrivare a raggiungere il professionismo. Ma diciamo che ho iniziato subito a 6 anni qui nella scuola del paese che si chiamava, tuttora, Scuola di Ciclismo Piovene Rocchette, e poi nelle provincia di Vicenza. E poi ho iniziato, cioè poi nella categoria allievi sono passato in una squadra veronese, la Cage Capes. Poi negli junior sono passato sempre alla squadra veronese, che è la Contre Ottozzani, per poi passare negli Under 23 con la Trevigiani, e poi da primo anno, e il secondo anno si è fusa con San Gemini Trevigiani, e poi terzo anno Under sono passato praticamente professionista con la Bardiani, e sono qui. E questa è la tua storia. E l'inizio, proprio la passione per la bici, per il ciclismo, da dove arriva invece? Ma non ne ho idea.
però a casa tutti calcio, calcio, e io l'unica pecora nera, insomma. Diciamo che è un amico di famiglia che devo ricordare sempre, si chiama Beppe Zilio, che sta combattendo anche contro una brutta malattia. Penso che sia stata lui la prima persona che mi ha portato nella squadra qui del paese, ed è stato lui, insomma, a farmi A iniziare. trasmetterti questo. E poi da lì non ho più smesso, e dai, speriamo che continui il più a lungo possibile. E già con le vittorie che hai ottenuto nei giorni scorsi, gli hai dato una bella iniezione di forza anche a lui. Facciamo anche noi i migliori auguri. Speriamo che si possa riprendere al più presto. Negli ultimi anni invece, Filippo, c'è una decisione o qualcosa che hai cambiato nel tuo modo di vivere, di fare le cose che ha secondo te migliorato la tua vita in particolare o comunque la tua carriera? Un cambiamento, una decisione che rispetto a prima ti ha fatto fare un salto di qualità, diciamo. Ah, diciamo che cambiamenti no, forse, sai, con il passare delle categorie ci si allena sempre di più, quindi sempre più sacrifici, sempre più fatica anche nell'allenamento, perché si vuole sempre andare sempre più forte. Almeno voglio sempre arrivare più vicino possibile a quelli che vanno forte, e spero, insomma, di riuscire anch'io un domani magari lasciare Filippo Zana. Eh certo, te lo auguriamo di cuore. E invece un consiglio che daresti ai più giovani, perché tu sei ancora molto giovane, però abbiamo parlato anche della tua trafila di crescita nelle società giovanili, sei riuscito a coronare un primo sogno che immagino era quello di diventare professionista, cosa ti senti di consigliare ai ragazzini più giovani che praticano ciclismo e che come te qualche anno fa sognano un giorno di poter arrivare nel ciclismo dei grandi? Ma di divertirsi, perché quando sono giovani, almeno che si divertano e che non sia, insomma, un peso andare in bici, ma sia un divertimento, insomma, uno svago, essere fuori all'aria aperta. E penso sia una fortuna per tutti i ragazzini che iniziano ad andare in bici, essere fuori e, insomma, passare le ore all'aria aperta e fuori alla natura. Quindi consiglio a tutti di andare in bici e di divertirsi, insomma. C'è oltre alla bici, al ciclismo, una passione, qualcosa che ti piace fare? Ma diciamo che io ho il cavallo, e quindi nel tempo libero vado là con lui e quella, insomma, Mi ero dimenticato di chiederti prima di iniziare la diretta perché avevo visto qualcosa e volevo capire se era proprio una cosa occasionale o era una cosa, diciamo, abituale. La faccio vedere ecco, questa foto che avevo visto sul tuo profilo. Quindi hai proprio questa passione, diciamo, del cavallo, e quindi è tuo il cavallo, non è che l'hai trovato in giro per caso. ah, no, no, l'ho voluto, e dopo tanto che rompevo le scatole a casa, me lo sono comprato, insomma. E ci vai spesso, diciamo, quando hai tempo, ovviamente, perché sei sempre. Immagino in giro per corse, quindi non è che ce ne sia molto, però. Quando ho tempo vado là, che così mi svago un po' e recupero le energie. Cosa c'è di diverso tra cavalcare una bicicletta e cavalcare invece un cavallo? Meno Quali sono le fatica, sensazioni? Cosa. si fa meno fatica. No, a parte gli scherzi, diciamo che la bici, diciamo che è sempre, negli ultimi anni, un po' anche un pericolo, però dai, è la mia passione da quando ero piccolo, e insomma sono riuscito per ora a fare diventare la mia passione, il mio lavoro, quindi quello è la cosa più bella. Poi il cavallo, sì, è un passatempo che ogni tanto serve per la testa e per staccare un po', insomma.
Ti confesso una cosa che in realtà non ci sono davvero mai andato veramente a cavallo, se non salito un paio di volte, trasportato da qualcuno, ma non proprio andato a cavallo nel vero senso della parola. Però è una cosa che mi ha sempre molto affascinato e soprattutto mi affascina il fatto che, parlando anche con gente che come te magari lo pratica, si instaura sempre un rapporto un po' speciale, no? Con l'animale. Ci vuole Ma sì, una certa sinergia, diciamo, un'unione di intenti per divertirsi per davvero e riuscire a. sicuramente. Penso che sia uno degli animali più intelligenti. Cioè, per fare un esempio, la mattina, appena sente la macchina che arriva, comincia a chiamarmi, insomma, e quindi già da lì si capisce, insomma, quanto possa essere intelligente, quanto possa esserci un bellissimo rapporto, insomma. Certo. A proposito di giri cavallo in bicicletta, così ne approfitto per farti anche un'altra domanda. C'è un percorso delle strade, una salita, qualcosa che ti piace in modo particolare, che magari pratichi abitualmente in bicicletta e che ti piace magari consigliare anche agli appassionati di ciclismo che vivono nelle tue zone o anche se non nelle tue zone, se c'è un percorso particolare che ti affascina e ti piace fare? Ma diciamo che io più o meno faccio sempre lo stesso giro tutti i giorni, sarò monotono, ma più o meno nelle mie zone vado sempre verso Bassano. Quando faccio un po' di più vado sul Grappa, se no sono delle salite che vanno sull'altopiano di Asiago e quei giri mi piacciono, sono bei posti, si vedono anche dei bei paesaggi, quindi si fa anche meno fatica, insomma. Torniamo a parlare di Filippo Zana atleta. Punti deboli e punti forti tuoi, secondo te, dove ti piacerebbe lavorare per migliorare ancora in futuro? Ma vorrei migliorare a cronometro, vorrei migliorare sicuramente perché si è visto che, insomma, cioè, il mio sogno sarebbe far bene in un grande giro a Giro tappe, quindi a tappe. negli ultimi anni, insomma, ci sono sempre più cronometro e cioè, ce n'è sempre almeno una che quindi bisogna perdere il meno possibile. Poi vorrei anche migliorare sempre di più in salita perché ho visto che con quelli veramente forti c'è ancora un bel divario e penso che bisogna ancora lavorare molto e speriamo un domani di arrivarci, insomma. Davvero, te lo auguriamo. Vado a pescare ancora dal tuo profilo Instagram, un'altra foto per farti poi un'altra domanda a tema, diciamo così. È una foto che fa riferimento alla stagione scorsa. Gli appassionati avranno già capito di cosa stiamo parlando. Strade bianche. Tu scrivevi in questo post, è una delle gare più belle che ho fatto, Strade Bianche, grazie Barbiani, CSF Faizani per l'opportunità. È questa la gara, una delle gare che ti piace di più o qual è la gara che sogni e che ti piacerebbe un giorno magari vincere? Sì, io ho sempre detto, diciamo, mi piacerebbe vincere la Parigi-Roubaix, però da quando ho fatto le strade bianche penso sia diventata il mio prossimo obiettivo a riuscire, insomma, a far bene in quella gara perché mi è veramente piaciuta tantissimo e è stata un'emozione, insomma, essere lì e quindi spero un domani di far bene. Parigi-Roubaix, hai detto anche che è una gara che hai sempre sognato. Hai avuto modo di correrla già magari nelle categorie giovanili, non ricordo se magari con da junior o No, no. non l'ho mai Non corsa, l'hai mai però è corsa. stata un Ti ha attimo di sempre sogno. affascinato. Esatto. Chissà che un giorno magari, quantomeno incominciare a prendere confidenza con Esatto. quelle pietre dell'inferno del nord. C'è invece una paura o hai mai avuto un momento di paura durante la tua carriera? Ma diciamo che per ora, per fortuna, toccando ferro, no.
però sicuramente so che andando avanti ci saranno sempre dei momenti duri e spero di affrontarli nel migliore dei modi e insomma di riuscire sempre ad andare avanti. E c'è invece un campione del passato o attuale tra quelli che vedi in gruppo che ti piace in modo particolare, quindi ti ispiri, magari ti piacerebbe rubargli qualche qualità, qualche segreto? Ma diciamo sempre sognato Marco Pantani, anche se veramente io le sue imprese le ho viste veramente poco da in diretta, però, dal vivo, diciamo. Esatto, però mi sono comprato tutta la sua storia e ce l'ho ancora a casa e ogni tanto quando ho tempo la riguardo, perché le imprese che faceva lui mi hanno sempre affascinato e spero di non di arrivare come lui, ma dai, di fare una brutta copia. Vabbè, per tutto quello che è riuscito a vincere lui, anche diciamo la brutta copia sarebbe delle belle soddisfazioni, ma siamo sicuri che riuscirai a trovare la tua strada, sicuramente ti toglierai ancora belle soddisfazioni. Come hai fatto negli ultimi giorni, abbiamo detto, hai vinto la tappa e la classifica finale della Corsa della Pace, arrivavi da un positivo Giro d'Italia, ora sei a casa, qualche giorno di riposo, quali saranno poi i prossimi tuoi programmi e obiettivi per questa stagione? Ma prossimamente c'era l'Adriatica Ionica, poi il campionato italiano e dai, vogliamo far bene anche visto come siamo usciti dal giro e speriamo di sfruttare la condizione che abbiamo e di cogliere il massimo possibile, insomma. Certo. Guardando invece più in là nel futuro, il sogno nel cassetto tuo qual è? Ma speriamo di andare su una grande squadra, insomma. Siamo già in una bella squadra come la Bardiani, però speriamo di riuscire a fare un altro passo avanti e di riuscire a migliorare sempre di più, insomma. E te lo auguriamo davvero tanto, Filippo. Ne approfitto anche per ringraziarti per la tua presenza qui questa sera, ci ha fatto davvero molto piacere, siamo contenti di averti ospitato perché ci conosciamo da un bel po' di anni, ti seguivo quando ancora eri allievo, junior, e mi ricordo sei sempre stato un atleta molto forte e promettente e stai ora, diciamo, confermando quelle che sono le tue qualità e speriamo davvero in futuro che possa ancora migliorare e, come dicevi prima, raggiungere sempre qualche gradino in più e fare davvero una bella carriera. Io ringrazio anche tutti gli amici che ci hanno seguito da casa, faccio ancora un grande in bocca al lupo per i prossimi impegni della stagione e per il suo futuro a Filippo Zane, grazie ancora per la tua presenza. Grazie mille, grazie a voi. E grazie ovviamente ancora a tutti gli amici a casa, vi do appuntamento alla prossima settimana per una nuova Cycling Talk. Ciao a tutti e ciao Filippo. Ciao ciao. Ciao, grazie.